Insomma, volare è la cosa più bella che si possa fare. Librarsi nell'aria, essere in contatto con la natura, è veramente una cosa fantastica. Mi chiamo Giampaolo Longoni e questa è la mia storia. Vado a messa al mattino, alla domenica, non sono un santo, diciamo, però cerco di comportarmi bene. Si pensa alla morte, però sinceramente forse per la religione, forse non mi fa paura, diciamo, ecco. Io sono in pensione da ormai sono 15 anni. Lavoro perché la mia pensione è piccola e non riesco, se no non riuscirei a fare questi hobby che ho. Non funziona molto bene in Italia il sistema pensionistico. La mia passione è il volo, e paracadutismo. Perché mio padre mi parlava di questi biplani che giravano, arrivavano. Mio padre è stato un grande soldato, ha fatto la prima guerra mondiale e tante volte qualcuno arrivava giù dove c'erano le trincee e mitragliava. Mi raccontava di questi biplani che vedeva. Nel 1986 ho fatto il brevettino per l'ultraleggero. Fin quando la salute me lo permette e fin quando ho piacere di farlo, vado avanti. Comunque un po' di ginnastica la faccio. Non eccedo nel mangiare, non eccedo nel bere, cioè cerco di rimanere regolato. Ero nei Boy Scout e avevamo fatto un campo estivo e alla domenica mattina sentivo questo rombo di un aereo e lo vedevamo da lontano che lanciava tanti paracadutisti, tanti bei paracaduti bianchi che si aprivano uno dietro l'altro. E da lì mi è venuta qualcosa che mi ha preso, ho detto, beh, bellissimo, deve essere bellissimo. E da lì è nato tutto, ho cominciato a fare il corso di paracadutismo a Como e ho fatto il primo lancio. È stato bellissimo e da allora, da quando ho fatto il primo lancio, poi non ho mai smesso. Mia moglie, quando ci siamo sposati, gli ho detto, guarda che io faccio il paracadutismo, sabato o domenica. Sì, sì, va bene, e da allora io ho continuato. Vedevo 10 anni fa e Herbig con questa tuta alare e dicevo, ma qui deve essere veramente bello, perché fra l'altro lo devo fare anch'io. Lui mi ha fatto coraggio, mi ha fatto lui il corso, mi ha dato lui la prima tuta alare. Io adesso sono sui 3.800 lanci. Per me il paracentro è quasi una famiglia, è il centro più bello che c'è in tutta la zona. Io devo volare, costi quello che costi, farò dei sacrifici, ma devo volare. Quando si sta volando si ha un'altra prospettiva. Ci si dimentica di tutte le preoccupazioni di tutti i giorni. Ed è molto molto bello, a me piace tantissimo.